oggi in corsa in una maniera maglia della SEM SMT, prima in fuga mettendo in questa classifica Jonas Vingegaard del team Jumbo Visma. Sì, una giornata durissima. Ho detto stamattina in inglese all in or nothing, tu, provare tutto o niente, non corro per fare settimo o ottavo. Noi la squadra corriamo per vincere e alla fine non so come, ma alla fine siamo riusciti a vincere una tappa. E abbiamo provato all'inizio, ho fatto la gara dura sulla prima salita, sono riuscito ad andare via e alla settimana internazionale Coppe poi alla fine ho pensato al mio compagno ieri, Kasper Askren, che ha vinto in Harderbeek. E quando mi hanno preso ho provato di nuovo e sono riuscito a vincere questa ultima tappa. Che cosa c'era nella tua testa nell'ultimo chilometro quando eri vicino? Un cambio di programma per Vingegaard che festeggia con lo start della propria formazione. Ero molto concentrato perché per me era molto importante di finalmente avere una vittoria dopo un paio di anni da professionista e quindi ero molto concentrato su questo, no? È la tua prima da professionista, ora la tua carriera cambia. Certo, cambia, però sì, sono molto contento, è importante per il mio futuro, per la confidenza e la maglia verde della City, per continuare a crescere e migliorare. E viene vestita dal corridore colombiano che difende i colori della Quarta Rural RGA, sale sul podio Alejandro Osorio, non ho sentito. Alla settimana hai dovuto lavorare un po' per Van Sevenhoven. Se non avessi dovuto farlo avresti vinto anche la classifica della Quarta Rural. No, non credo. Penso che la vincitore di questa gara, Jonas Vingegaard, sì, anche mio compagno di nazione, è il corridore più meritato di vincere qui. È stato il corridore più forte con due tappe vinte. Alejandro Osorio, oggi secondo, fa mostrare che era veramente il più forte di questa Coppa Bartoli. Quindi 100% meritato a lui. E sì, di vincere questo giro non credo che era possibile battere lui in salita o in altre gare. Quando vi siete trovati insieme, siete la stessa nazione, avete parlato, avete detto andiamo fino alla fine? Sì, esatto, io ho provato ho attaccato in discesa le ultime tre curve. Ho guardato indietro, c'era solo lui e poi era 200 metri agli altri. Ho detto a lui, cazzo, adesso andiamo. E per lui fa vedere anche il suo carattere, ha sempre voglia di correre perché lui poteva anche stare sulla ruota, ma alla fine era meglio per lui anche di stare davanti perché se lui aspettava magari c'era il rischio che gli altri scattavano, quindi era anche la situazione perfetta per lui. Lui era preoccupato perché tu eri l'unico pericoloso nella fuga, una volta che ti ha preso diciamo era a posto. Esatto, quando mi ha preso era a posto, però lui non aveva più compagni, quindi c'era il rischio che altri scattano e poi era più complicato per lui, quindi come si dice anche il migliore difensore e attaccare e l'ha fatto così. Invece cosa si prova a vincere la prima volta poi proprio in Italia, che tu hai il legame speciale per l'Italia, la sua seconda casa? Sì, una combinazione. Certo, è una vittoria molto importante per tutto, per me è veramente speciale. La maglia arancio. Grazie.